Prima di cominciare, ragazzi, vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdere futuri video. Inoltre, in descrizione troverete il link per il mio canale di Twitch e tutte le mie pagine social come Facebook e Instagram. Inoltre, troverete anche il link per aggiungere il gruppo di Telegram dedicato a Sekiro e il link per il sito di Instant Gaming dove acquistare giochi per PC e key per PlayStation, Xbox e Switch a prezzi veramente bassissimi. Mi raccomando, fateci un salto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della ranguidata su Sekiro Shadows Die Twice. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e condividete il video perché questa serie ha bisogno del vostro sostegno. Allora, eravamo arrivati al Monte Kongo. Vediamo un attimino le abilità, ma dobbiamo tenerci da parte i punti per il respiro vitale, quindi per ora andiamo. Dobbiamo cominciare a visitare il monte. Ci sono tanti bei passaggi. Vedo che hai deciso di proseguire, pregheremo per te, è il minimo che possiamo fare. E poi scopriremo chi sono. Per scoprire chi sono questi che pregheranno per noi, basterà parlare con quell'NPC laggiù. Dirigiamoci verso di lui. Prendiamo questo oggetto, ferro di recupero. Eccoci. Mi hanno lasciato qui. Dove siete andati tutti? Perché avete abbandonato Kotaro? E adesso cosa faccio? Perché piangi? Se ne sono andati tutti. Sono solo. Tutti chi? Tutti? Chi? Girano, girano i fiori bianchi e rossi. Solo un fiore bianco e puro. Non trovo il fiore bianco e puro. Cosa? La testa. Che male. Mi spiace. Non ho idea di cosa sto dicendo. Devo solo trovare il fiore bianco e puro. Ci chiede di trovare un fiore bianco e puro. Allora. Proseguendo qua sulla sinistra potremo scendere. Vedremo. Uno di questi monaci che hanno abbandonato la retta via. Facciamo lo stealth. E là un nemico e un aquilone. Che da qui non si vede purtroppo perché è coperto dagli alberi. Però qua c'è un aquilone. Quell'aquilone ci servirà più avanti quando avremo appreso un'abilità. Che ancora non possediamo. Eccolo qua l'aquilone. Dovremmo utilizzare quella leva, ma al momento non è possibile. Allora, questa parte qui possiamo farla abbastanza stealth. Utilizzando questa erba alta, possiamo cogliere di sorpresa tutti questi nemici. Arriviamo qua in fondo. Tanto non ci vedono, sono abbastanza dormienti. Uno. Due. Facciamoli fuori tutti perché ci serve esperienza. Ok. Molto bene. Oh, abbiamo qualcun altro qui. Questo ci ha visto. Andiamo gli aggressivi. Deflettiamo il suo colpo. Dobbiamo essere aggressivi con loro. Aia. E essere anche veloci perché. Oh! Aia. Perché poi arrivano tutti questi altri, i loro amichetti. Ok. Stava parando. Oh, questo attacco è nuovo, non me lo ricordavo. L'ho schivato lateralmente, non volevo. Ah! Se vi colpisce con quell'attacco lì, praticamente è quasi scritto che vi fa quell'attacco. Cioè, vi entra. Però questa volta non mi freghi. Ok. Abbiamo fatti fuori un buon numero, ma ce ne sono tanti altri qua, quindi stiamo attenti.
Ok, una finisher. Li abbiamo un po' tirati in troppi, eh. Ok, giù. Oh, 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 oh. Mister. Eh sì, se si vogliono affrontare tutti questi è un po' un problema. Soprattutto perché si sono buffati. Ciao. Allora, si possono anche evitare questi, ragazzi. Basta fare così. Io ho voluto provare a combatterci, ma non è una grande idea. Ok. Arriviamo qua e raggiungiamo questa zona sopraelevata. Utilizziamo qualche pastiglia, tanto per rifucillarci. Che peo di insetti, ragazzi, sono fastidiosi. Però ce l'hanno anche un bel po' di exp in realtà, quindi non li sdegnate. Disinfestazione. Ora possiamo provare a vedere com'è la situazione, perché questi qui li vorrei comunque sconfiggere io. Mi hanno visto. Ok. Uno è andato. Vorrei utilizzare un ramo. Eccolo. Bene, bene. Salve. Ah, lo stealth è il nostro amico, ragazzi, ricordatevelo. Qualcuno ci ha visto, ma non so bene chi. Eccolo. Bene. Ricordate sempre di perdere l'aggro dei nemici, così potete anche esplorare meglio la situazione una volta avete pulito tutto. Qui abbiamo anche un bel rametto, ma non ci può portare da nessuna parte da qui, se non sbaglio. Da qui no, purtroppo no. Permette di avere una buona visione della situazione, ma poco altro. Ok. Raccattiamo un oggetto qui dietro. È probabile che abbia lasciato qualcosa all'inizio, però... non importa. Aggrappiamoci qua sopra. Prendiamo anche questo. Un borsello. Questo è importante. E più o meno mi sembra che ci siamo. Fammi utilizzare un'altra di queste, va. Cerchiamo di essere full vita, così non abbiamo problemi. Allora, proseguiamo da qui. Ehi, insettino, muori. Qui è pieno di insetti, ragazzi. Questo vorrà colpirci, ma noi con la spada lo possiamo tenere a bada. E purtroppo questi altri però si sono svegliati. Ah! Non doveva succedere. Tra l'altro sono anche buffati. Ok, allontaniamoci. Dovremmo aver perso l'aggro. Tra l'altro lì c'è un oggetto che non ho preso. Porzello. Buono. Ok, tornati qua. Abbiamo perso il l'aggro dei monaci. Maledetti. Facciamoli fuori uno alla volta. Due. E tre. Ora qua avremo un bel gigante, quindi andiamo dal lato destro e facciamolo fuori stealth. Ammasso di adipe. E questo oggetto lo possiamo prendere, ma state attenti perché questo si anima. Abbiamo un seme di zucca. Buono.
quell'essere lì si animerà e comincerà ad attaccarci se gli stiamo vicino. Però basta allontanarsi e si risolve la situazione. Tra l'altro non lo possiamo uccidere al momento quello. Poi qui abbiamo la vecchia che ci darà degli indizi se gli daremo del riso. Anche se sono consigli superflui, nel senso sono cose che possiamo, a cui possiamo arrivare anche da soli, quindi non gli daremo nulla. Anche perché il riso non l'abbiamo al momento. Ora, questa è una zona abbastanza pericolosa. Cominciamo a far fuori un po' di nemici. Questo è un altro. Abbiamo quasi 6. Abbiamo 6 punti esperienza. Buono. Nice. Infetto. Ora pensiamo a questi nemici. Andiamo nell'erba alta e approfittiamone. Giù. Quelli sono belli grossi e forti. Quindi non mi hai fatto lo stealth. Grandissimo. Non mi hai fatto lo stealth. Maledetto. Quelli sono alcuni dei nemici più difficili del gioco, secondo me. E non vale la pena perderci tutto troppo tempo. Cerchiamo di ucciderli stealth. Va bene, combattiamoli, via. Almeno uno combattiamolo. Attacchi in scatto e in salto abbastanza pericolosi. Wow. Vedete, fa attacco imparabile in scatto, tra l'altro. E quello credo sia una spazzata in scatto, non sono sicuro. Non l'ho mai capito. Wow. Purtroppo non ha grandissime aperture questo, non gliel'ho mai trovate. Se non quando attacca, ma si allontana sempre. Vai. L'ideale sarebbe saltargli in testa. Tra l'altro mi fa anche danno lo stesso. Ops. Ops, sbagliavo tasto. La parata in salto comunque è molto utile. Ok, questo è un attacco in scatto. Ecco, se li saltate sopra e riuscite a tirargli un calcio, lo buttate per terra, ma serve il giusto. Anche perché non cade sempre. Aia. Vediamo. È bello grosso, sì. Dai, gli manca poco. Giù. Vedete che è bello grosso questo. Purtroppo è uno dei pochi nemici con il quale ho ancora difficoltà. Poi questo mi ha visto, grazie. Fastidioso. Ok. Andiamo all'aggressivo. Non riesce a deflettarci il colpo. Vedo un cazzo. Ok. Se riuscite a chiudere l'angolino e essere aggressivi, li potete fare molto molto male. Ok. Una volta ripulita la zona possiamo arrivare al prossimo idolo. Ovviamente possiamo esplorare un pochino qua la zona. Confetto. Non credo di aver lasciato tanta roba in giro.
Vediamo questo emblema che schifo non fa. Polvere. In alto non c'è nulla a cui aggrapparsi. E lì ci sono due nemici. E vabbè, uno con lo scudo. Oh, l'ho mancato. Fortuna che questo è poco sveglio. Grazie mille. Addio. Compresse. Ok. Più o meno direi che ci siamo. Mi controllo meglio. Tanto là sopra ci passeremo un'altra volta. Adesso non è il momento. Ok. Arrivati qua potremo appenderci a questo alberello. Se il lupo ci fa la gentilezza di aggrapparsi, anche perché sto per morire. Ok. Oh, che cosa fa? Voleva cadermi? Va bene. Sarebbe stata una prima morte molto brutta, devo dire. Ok. Arrivati qua possiamo finalmente investire i nostri punti abilità. Acquisisci abilità e mettiamoci il respiro vitale luce. Da adesso avremo bisogno di 3 punti abilità qui per la mazza suono e poi andremo per le arti a scina, abbastanza diretti. Più o meno quello che ci serve l'abbiamo ottenuto. Ora da qua possiamo innanzitutto andare qua sulla sinistra, perché ci serve. Tirati su questo venditore. Questo venditore è importante perché possiamo acquistare 2 loti da lui. Ci serve per la quest della futura bambina. Poi qui abbiamo un po' di borselli e abbiamo un'altra goccia. Possiamo sempre acquistare. Molto bene. Purtroppo da qui non possiamo tornare indietro, credo. Forse sì. Ah, sì. Buono. Muy buono. Quindi possiamo proseguire qua. Aggrappiamoci qua in alto. No, ho sbagliato. Non doveva andare così. Allora, arrivati qua il ratto cadrà. Però che palle. No, me ne vado. Ciao 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 ciao. Spreco di risorse inutili. Ok, riposiamoci. Di nuovo così perché ci piace. Adesso è importante passare qui in basso e stare attenti, perché da qui avremo un po' di ratti che ci romperanno abbastanza le scatole, ma possiamo ucciderli stealth tutti quanti. Quindi questo scende e va giù. Quello è girato, non ci ha ancora visto. Va giù anche questo. Andiamo qua. Al ramo sotto. Andiamo di lato. Pappappero, pappappà. Giù anche questo. Raccattiamo tutto il raccoglibile. Allora, laggiù, come vi ho detto, nella guida di Kotar non possiamo arrivarci. Non da qui almeno. Quindi andiamo qua. Tiriamoci su. E utilizziamo il rampino per arrivare qua in alto. Ora, qua avremo la prima. Girandola. Bianca e rossa. Da poter consegnare a Kotaro. Poi, non abbiamo finito. Abbiamo qui un altro appiglio, quindi buttiamoci. Al pelo, eh. Al pelo. Andiamo qui in alto. Laggiù ci arriveremo più tardi.
Allora, evitiamo questi, i loro sputi qui. Boh. Qui non ricordo se c'era qualche oggettino, mi pare di no. Infatti. Andiamo su. Passando qua in alto, raggiungeremo questa stanza. Le cure della scimmia. E borsello pesante. Le cure della scimmia lo possiamo dare a uno degli NPC. Magari lo possiamo dare allo scultore. Pardon. Lui muore. E siamo tornati praticamente dove eravamo l'altra volta, vi ricordate? Avevamo la stanza chiusa stavolta nel Monte Congo. E qui abbiamo una lucertolina che muore. Se poi ti uccide sempre in salto le lucertole, non ve l'ho mai detto, ma vi evitate scocciature. E qua, signori, abbiamo la girandola bianca. Quindi adesso abbiamo già la quest che possiamo completare. Un'altra di queste schifezze. Muori. Ma la completeremo più tardi. Prima esploriamo bene la zona. Anzi, dovremo anche andare avanti se possibile. Allora, riscendiamo qua. Utilizziamo il salto contro il muro per attutire la caduta. E saltando da qua non ci arriviamo. Ok. Quindi facciamo una cosa. Lasciati cadere. Aggrappiamoci qua. Come mai non ti aggrappi? Allora, mettiamoci più in qua. Da qui dovremo raggiungerlo. Ok, dobbiamo fare un po' di tentativi qua perché non è mai semplice. Comunque abbiamo tutto un borsello. E salendo qua, possiamo un po' proseguire. Ehi. Dai, sono morto. Non mi ero accorto di avere così poca vita. Ok. Vabbè, non importa. Abbiamo perso un po' di exp, ma pazienza. Quello che, per cui siamo andati, l'abbiamo preso. Allora, acquisiamo altre abilità. Cominciamo a prenderci le arti a scena perché ci servono. E qui abbiamo altri due elementi molto importanti che prenderemo a breve, appena avremo un po' di punti abilità in più. Allora, rifacciamo il nostro percorso. Stando sempre attenti a questo ratto che cade. Avrei preferito non morire, però non importa. Ratto numero 2. Occhio ragazzi che ce n'è anche uno là in basso, quindi non fatevi vedere, aggrappatevi sempre a questo ramo qua. Così quello sopra non vi vede e non vi vede neanche quello sotto. Muori. Tirati su. Ok. Tirati su, un bel lupetto, bravo. Olè. E qui ragazzi abbiamo un altro boss che ci aspetta, molto simpatico, vi consiglio, tenetevi subito l'ascia equipaggiata, andate all'incontro, datele un bel colpetto e questo boss ragazzi bisogna deflettere i colpi, non c'è verso. Quando va in furia così preparatevi, 1, 2, 3 e poi 4, datele un bel colpo con l'ascia. Ok, occhio che vi sfonda la roba dietro.
Bel colpetto. Oh, ho perso la postura. Bravo. Tutto deflettere questo, ragazzi. Attacco con l'ascia. Mettiamoci qui di fianco. Cerchiamo di buttarlo di sotto. Roberto! Ok, perfetto. Ragazzi, non è per forza necessario che lui distrugga i muri, perché se voi lo spingete contro uno di questi, di queste pareti, le sfonda. Basta che ce lo spingete, quindi non dovete aspettare che lui le rompa con la spada. Respiro naturale ombra, abilità latente, permette di recuperare postura dopo aver completato un colpo mortale. Molto utile. E abbiamo anche un grano di rosario, anche questo. Molto molto utile. Ora, magnetite di recupero. Riposiamo. Ok. Possiamo adesso apprendere un'abilità a Scina. Questa. Aumenta il danno alla postura nemica. Ci fa sempre comodo. Queste sono tutte cose che permette di recuperare postura e riduce il danno a postura. Sono elementi importantissimi, ragazzi. Vi consiglio di sbloccarle appena potete. Sono molto molto forti. Ora, da qua abbiamo un bel percorso da fare. Siamo circa a metà del monte esplorato, diciamo. Abbiamo un po' di lupetti qua. Aia. Non capisco perché non li faccia la finisher a questi... Vabbè. Muori. Ok. Fatti fuori loro, possiamo dirigerci qua. Su questo bel alberello. Qui troviamo delle carpe. Facciamole fuori. Perfetto. Abbiamo delle scaglie a gratis, molto semplici da ottenere, quindi non vedo perché non prenderle, no? Oh, da qui possiamo ripulire un po' la zona in fase di stealth. Oppure no, il lupo ha preferito attaccarlo. Vabbè, quel monaco lì ci poteva vedere tranquillamente, però a quanto pare è troppo impegnato a farsi i cavoli sua. Muori. Allora, questi sono parecchi fastidiosi, ragazzi, quindi... cerchiamo di farli fuori il prima possibile, se ce la facciamo. Dovrei raggrapparmi lì in alto, ma... troppo mi è impossibile al momento. Ok, da qui sì. Uno. Due. Non sono molto svegli, ma meno male, va bene così. Tre. Oh, se ne è accorto. È bellissimo però il loro stile di combattimento, mi piace veramente un botto. Ok, livello 1 ottenuto. Qui in alto avremo un po' di ratti che ci daranno fastidio, ragazzi, quindi attenti. Fai sempre un'occhiata. Io qui esploro un attimino qui in basso, perché solitamente tralascio questo posto. Qui ci sono dei ratti, li vedete. Allora, noi ci dirigeremo qua sulla destra, perché abbiamo da fare un altro mini boss. Di questi ne troveremo ben due. Sono i braccialunghe. Li possiamo affrontare in questo modo, saltandoli sopra. Ok, tirati su, non cadere, che mi serve. Così, saltiamoli sopra e via. Ora, iniziamo a far fuori questi altri. Ce ne sono ben due e sono anche ravvicinati, quindi ci va benissimo. Uno. Due.
Ah, un colpetto ce l'ha dato, pazienza. Ci serve allontanarci adesso perché dobbiamo recuperare innanzitutto la vita e dobbiamo resettare il suo aggro. Perfetto. Allontaniamoci da qui. Andiamo più lontano possibile. Ah, già che ci siamo, facciamo fuori anche questa. Ci dà un po' di vita in più. Buono. Da qui andiamo in alto. Questo continua a spammare fiamme. No, non me l'ha fatto. Vabbè. Questo va deflettuto tutto. Quando fa questo attacco così, saltiamolo in testa, attacchiamolo un paio di volte. Ok. Aspetto. Non so perché non mi abbia dato la finisher. Adesso sì, però. Grazie. Siamo messi male, eh. Ai. Ah. Non sono stato abbastanza veloce a pararmi. Allora, quando è così, ok, saltatelo. Bon. Ok, saltare. Madonna mia, la telecamera qua. Bevi. Buono, recupera postura. Not bueno. Ok, giù. Oh, anche troppo difficile è stato, mamma mia. Telecamera non mi ha aiutato molto qua, però. Anche ho fatto un po' di errori. Allora, abbiamo 4 grani di rosario. Confetti. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Polvere. Ok, più o meno mi sembra che abbiamo preso tutto. Quindi andiamo giù. Dobbiamo stare attenti perché la risurrezione ce l'abbiamo. Però non vorrei sprecarla per questi. Ok, qui troviamo tanti bei lupetti e una lucertola che spamma un po' di veleno. Molto simpatica. Aia. Abbiamo un cane. 2, 3. Non so da dove siano usciti tutti questi cani dal nulla. Da dentro le rocce forse. Vabbè. C'è un altro. Vieni qua. Ok. Oh. Vieni qui. Ma come ti permetti di sputarmi? Ok, anche sfera di Mibu presa. Allora. Qui stiamo facendo tutto un giro in tondo alla casa. Da cui siamo scesi, via. Quindi. Prendiamo alle spalle questi. Purtroppo ci hanno visto. Ah, mi ha fatto la presa, wow. No, 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 fiaschette. Maledetti voi. Che poi io sto continuando a giocare senza con due fiaschette, non so per quale motivo. Mi fai uccidere questo almeno? Grazie. Ok. Ok, stufato, dammi un po' di vita. 1, 2, 3, 4. Vabbè, non è stato proprio il massimo, però
Ouch. Ok, questa era una spazzata. Non la fa di solito la spazzata, però puoi anche morire, grazie. Ok. Buono. Abbiamo ripulito la zona, confetto. Qui ci sono altri nemici, quindi attenti. Andando qua in alto non credo che si faccia grandi cose. Quindi possiamo un attimino tornare indietro in realtà. Qui abbiamo lasciato sicuramente delle cose interessanti. Tra i tetti. Dato che non ci passo quasi mai di qui. Soprattutto di qua, ragazzi. Qui non c'è nulla. Qui vedete tutti i ratti là. Nella casetta. Oh, un altro ratto qui. Credo di non averlo mai sconfitto questo ratto. No. Mi fa paura. Dai, non stare lì. Oh, bravo. Grazie. Arrivederci. Quasi livello 3. Buono, buono, buono. I livelli li stiamo facendo in fretta. Ok. Passando da qui potreste anche saltare tutta quanta la zona dei nemici qui, però io ho preferito affrontarli. Allora, mettiamo stealth lui. Sotto ce ne sono ancora due, ma ce n'è anche uno qui in alto. Se li arriviamo da dietro è molto più facile, ragazzi. Livello 3. Buono. Questi li faccio fuori per completismo, non per altro. Oh, mi hanno visto. Tra l'altro ce ne sono ancora. Ce ne sono ancora qui. Ah no, sono i due che sono saliti quelli. Qualcuno che mi spamma robe. Ah, è quello là. Vediamo se riesco a prenderlo alle spalle. Oh, 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 eccolo. Non sono fortunato qua, eh. Questi hanno dormito abbastanza. Oh no. Allora, questi di affondo li potete far molto male. Ecco, mi sa che è giunta la mia ora. Questi di affondo, raga, dovete andargli. Ok, recuperiamo un po' di vita. Affondo. Affondo. Ah. Oh, questa no, eh. Questa no, eh. Ok, questo è l'ultimo sangue. Trionferà. Oh, ho trionfato io. Ottimo. Senza compresso è tosta, raga, eh. Ce la farò? È pieno di nemici ancora lì dentro. M'ha fottuto, lo sapevo. Ma stavolta tocca a me fotterti. Olè. Allora, qui abbiamo tanti monaci che stanno pregando. Quindi. E giustamente non mi fai la finisher. Vabbè. Vabbè, questo è morto. Buono. Combattiamo con lui. È molto figo il loro stile, raga. Non potete capire quanto mi piace. Andiamo qui dietro. Prendiamo questo, l'ammasso. E via.
Tanto questo non lo possiamo uccidere al momento. State attenti perché vi fa male. Via. Guardiamo che non ci sia altro qui da prendere. Qui non ci si arrampica. Non so se queste qui sono alcune porte segrete, no. A volte qui trovate delle porte segrete, però non è questo il caso. Sto sperimentando, raga. Va bene. Nulla di che. Siamo fuori pullati di vita e dobbiamo arrivare alla fine del monte. Ancora ci manca un po' di strada. Allora, questo nemico qui lo possiamo uccidere stealth utilizzando l'erba alta. Ok. Non lasciamo spazio a lui. Morto. Attacchiamo anche lui. Giù. C'è qualcun altro qua in alto. Eccolo. Loro lanciano palline di fuoco, diciamo. Però se li state addosso non riescono a fare nulla. Perfetto. Non credo di aver lasciato nulla qua. Purtroppo questa non è una zona che ho esplorato benissimo tutte le volte, però. Dove più o meno ci siamo. Ora. Da qui possiamo vedere tutta quanta la zona esplorata. Ci aiuta un pochino a capire la morfologia del terreno. Allora, consiglio numero uno, quando siamo qui in alto. Andare diretti per il tizio che spara le palline. Subito. Ok. Poi il monaco. Non lasciate di spazio a questo. Riuscite a sovrastarlo. Allora, qua ci sono i nemici. Questi sono pallosissimi. Ed è l'ultimo ostacolo rimasto per l'idolo. Quindi, ragazzi, evitateli come la peste. Io questi li ho sempre evitati. Sempre, sempre, sempre. Quindi possiamo evitarli da qua. Se proprio non volete correre lì vicino, eh. No, si può anche correre lì vicino. Ok. È importante perché bisogna arrivare all'idolo. Allora, arrivati qua avremo un sacco di questi nemici che non possiamo uccidere. Gli oggetti qua da raccogliere. E sentiremo il suono di una campana. Eccolo. Tanto si è girato, solitamente non lo fa. Vabbè. Accendiamo quest'idolo. Riposiamoci. Prima prendiamo tutti gli oggetti e poi parliamo, anzi, prima. Acquisisci abilità. Facciamo questo. E aspettiamo, voglio quell'altra prima che fa più danni alla postura. Prendiamo anche questo. Via. Non mi sembra che qui ci siano altri oggetti se non qua in alto. Quindi andiamo qui. E da qui. Prendiamoci anche la goccia di sangue del drago. Buono. Ora ragazzi, una cosa importante. Io sono venuto prima qui al Monte Kongo e questo NPC ce lo trovo. Se voi affrontate prima Ginishiro e lo battete al castello, lui non ce lo troverete. Ma ci darà un oggetto importante per il finale segreto. Bambini delle acque del ristoro, perdonatemi. Quella bambina, lei è l'unica rimasta. Deve sentirsi sola, rinchiusa in quella stanza. Deve sentirsi così sola. Tu chi saresti? Che cosa cerchi nel Tempio Senpou? Della santa persona speciale. Una santa persona, credi tu parli della bambina? Non è più qui. È colpa mia, la fanciulla è confinata nel Sancta Santorum.
Adesso è impossibile vederla. Capisco. Sei forse uno shinobi? Se le cose stanno così, allora forse ho un favore da chiederti. La bambina voleva sapere il motivo del suo destino. Se mai tu riuscissi a vederla, ti prego di darle questo. È il minimo che posso fare per espiare le mie colpe. È il terzo sacro dei posseduti. Un passo che descrive il viaggio per l'illuminazione. Per un'era sono stato benedetto dal verme. L'immortalità mi permette di percorrere la via dell'illuminazione e devo raggiungere l'illuminazione per comprendere l'immortalità. Si dice che il drago divino sia venuto in Occidente. Quindi mi chiedo, come mai mi è stato concesso il verme? Va bene. C'è qualcos'altro? Questo tempio non è più un posto adatto alla gente per bene. Questo odore, quindi sei tu che lavori per l'eredità divina del sangue del drago. Proprio così. L'eredità divina è davvero venerato. Ma venerato o no, l'uomo è sempre un uomo. Oh, che stupido sono stato a non capirlo da solo. Non lasciare l'erede al suo destino. Vattene, è troppo tardi per pentirsi se hai già perso tutto. Ok, non ha altro da dirci. Possiamo però completare il nostro giro del tempio. Prima di salutarci, perché anche questo video è stato bello denso. Quindi, dirigiamoci qua, sulla sinistra. Qua troveremo un bel monaco. Facciamoci sotto e chiudiamo le distanze. Ehi là là, quanto hai resistito? Facciamo fuori questi. Un attacco in salto, uno. Ehi, ehi, ehi. Non ti azzardare. Ok. Preso. Uno e due. Allora. Scendiamo giù di qui. Purtroppo prendiamo danno. Andiamo qua sulla destra, in teoria. Troveremo un oggetto. Sfera di Mibu. Andiamo sopra. Troviamo altri nemici brutti e cattivi. Tutti in salto, raga, si fa molto prima. Tanto siete anche invincibili, quindi pre non prendete danno. Perfetto. Ok. Andiamo sopra. Ancora sopra. E qua, ragazzi, troveremo una porta da aprire, al cui interno troveremo un altro libro, un altro testo. Esoterico Senpou, un libro di segreti che permette di apprendere le abilità dello stile Senpou. I monaci del tempio perfezionarono le arti marziali alla ricerca di virtù. Credevano che pugni forti e disciplina rigida fossero essenziali contro i nemici del Buddha. Il tempio Senpou cadde poi vittima di un'ossessione per gli immortali che corruppe il loro stile e i loro insegnamenti. Appunto, qui ci dice come i loro ideali vennero corrotti. Ora, da qua possiamo, oltre che prendere tutte le compresse, vari oggetti, andando via da qua. Buttiamoci di sotto. Andiamo qui. Raccogliamo questo oggetto. Abbiamo il confetto Ako. Ora, c'è una piccola zona che non ho esplorato in realtà. Tra l'altro avrei dovuto uccidere quei nemici lì. Mi avrebbero portato a livello 3. Pirla io. Ah, vabbè. Allora, se si scende da qui, invece di andare qua sulla destra, se si va qua sulla sinistra, praticamente c'è un mini passaggio che ci riporta su e ci porta anche da un nemico che probabilmente mi dà anche il livello 3. Dimmi di sì. Yes! Quindi praticamente questo qui è un passaggio in circolo. Lo faccio vedere per completezza. Nulla di che, eh. Anche perché da qui si ritorna qua e andando di qua si esce in pratica. Ok. Siamo a livello 3, quindi io direi di andare a sbloccare l'ultima abilità. Qui praticamente, ragazzi, abbiamo già fatto tutto quello che si poteva fare, non c'è molto altro al momento. Se non prendere questo oggetto.
E là, vedete il verme brutto e cattivo? Ecco. Allora, acquisisce abilità Ascina. Sboom. Perfetto. Dovremo concentrarci su questo ramo purtroppo. Poi dopo ci dedicheremo a quest'altri, a questi due potenziamenti che sono per l'aumento delle cure. Quindi per ora completiamo questo che ci serve per una quest. Poi appunto facciamo le arti prostetiche qua sulla destra, che sono utili. E poi boh, in realtà non è importante completare per forza tutto un ramo adesso, se non quello a Scina. Quindi ragazzi, chiudo qua il video, spero che vi sia piaciuto. Se è stato così, vi ricordo, lasciate un like, commentate e condividete. Vi ricordo tutte le mie pagine social e anche il sito di Yes Game con cui ho iniziato a collaborare. Mi raccomando, fateci un salto. Da un bel tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.